Ciao a tutti amici e bentrovati su TCG Television da Daniel. In questo video, che altro non è che un collection show, è da diverso tempo che non ne facevo uno e adesso che sono finalmente riuscito a completare diversi set di Dragon Ball Super Card Game, ho deciso di riprendere, diciamo, questo format per mostrarvi le varie collezioni di Dragon Ball Super Card Game a partire proprio dalla primissima espansione, ovvero Galactic Battle. Prima di cominciare ad andare a vedere le carte di questo set, facciamo una breve introduzione, dato che Galactic Battle è l'espansione che ha portato alla luce proprio il gioco di Dragon Ball Super Card Game, uscita in primis, come sappiamo, negli Stati Uniti nell'ormai luglio 2017. Wow, siamo già al terzo anniversario quasi. E si compone di 114 carte, di cui 60 comuni, 30 non comuni, 12 rare, 8 super rare e 4 special rare. Ebbene sì, nessuna Secret. Essendo la prima espansione, ci sta che non esista la Secret, in quanto il gioco non si sapeva se avrebbe riscosso abbastanza successo da produrre un seguito. Creare una carta Secret per una prima espansione, secondo me, è giusto che non sia stata fatta. In concomitanza con questa espansione esce anche il primo starter deck, siglato SD01 e dal nome The Awakening, incentrato sul colore blu e soprattutto sulle trasformazioni di Goku in Super Saiyan God e Super Saiyan God Super Saiyan, come ci mostra anche la carta leader che rappresenta il deck. Ancora oggi, secondo me, uno dei leader migliori mai creati, poiché con le sue abilità è molto versatile, che secondo me è sempre una buona carta leader da utilizzare. Come ogni espansione di questo gioco ci insegna, ogni set è diviso in temi, che sostanzialmente rappresentano archi narrativi delle varie saghe di Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, eccetera. E ovviamente Galactic Battle non è da meno. Il primo set era quasi esclusivamente incentrato sulle saghe di Super allora terminate, infatti troviamo per esempio per il colore blu la saga di Beerus e l'universo 7, per il colore giallo la saga di Golden Freezer, per il colore rosso la saga dell'universo 6, mentre per il colore verde era stato aggiunto un extra che non riguardava Super ma che sarebbe sicuramente piaciuto ai fan, ovvero la saga di Broly, dei primissimi film dedicati al leggendario Super Saiyan, ovvero quelli di Dragon Ball Z. E non c'è il nero, ovvero l'incolore, che non era ancora stato concepito per la prima serie. Come ogni primo set di un card game, o come per esempio i set base di Magic the Gathering, Dragon Ball Super non è da meno, nella sua prima espansione introduce quelle che sono le abilità un po' più comuni che ritroviamo molto più spesso di questo gioco, ovvero quelle anche un po' più semplici da utilizzare, come per esempio l'abilità bloccante, il doppio e il triplo colpo o il doppio e il triplo attacco, per esempio. E dopo questa breve introduzione passiamo a vedere le carte dalla mia collezione in questo viaggio attraverso le carte del set di Galactic Battle. In questo video, allo stesso modo nei prossimi, dove presenterò altre espansioni, mi soffermerò su alcune carte in particolare laddove, secondo me, è necessario soffermarsi qualche secondo in più. E per l'occasione, per contenere appunto le carte della collezione di Dragon Ball Super, ho deciso di acquistare questi raccoglitori Card Guardian, che mi sembrano molto ottimi in quanto hanno le pagine, come vedete, da 12 carte, non da 9 come i classici, che sono sostanzialmente così. E sono sostanzialmente simili ai quaderni per contenere le fotografie, diciamo quelle da, non so, da comunione, eccetera, da matrimonio, perché hanno quella parte sul retro dove sfoggiano le carte che è zigrinata, serve per non farle scivolare all'interno delle tasche, che sono verticali e non orizzontali come siamo abituati, e quindi lo trovo un ottimo prodotto. Ve lo consiglio, presi su Amazon. Se volete qualche altro dettaglio fatemelo sapere, magari vi posto il link. Come vediamo, ho deciso di cominciare ogni espansione inserendo all'inizio del raccoglitore la bustina riguardante appunto l'espansione stessa. Qui abbiamo la bustina di Galactic Battle, ho messo quella di Golden Freezer, molto molto figa. Probabilmente si vedrà un po' il riflesso dell'inquadratura, purtroppo la stanza è quella che è. La prima espansione conteneva 3 leader per ogni colore, infatti in questo caso abbiamo God of Destruction Ciampa, Hyde Vados e Assassin Heat, i primi 3 leader di colore rosso, e
Come vediamo, per la prima espansione uno dei leader era raro per ogni colore. In questo caso per il rosso avevamo Ciampa, gli altri due erano uncommon. Invece adesso che abbiamo circa due leader per colore, sono uno uncommon e uno comune. Scelta che è stata poi rimpiazzata appunto con quella attuale, in quanto era un po' brutto costringere alcuni giocatori a cercare la carta leader rara, magari diventava un po' troppo difficile recuperarla, quindi hanno reso i leader un po' più accessibili a tutti. E subito incontriamo la prima carta SR di questa espansione, ovvero il Destructive Terror Ciampa, che all'epoca in cui uscì questa espansione era veramente molto forte. A costo 6 era un 25.000 con triplo strike, non era una cosa che si vedeva facilmente, che sto diminuendo un po' la luminosità, e si giocava parecchio, giocandosi parecchio in rosso, perché proponeva carte molto interessanti. Questo Ciampa non era affatto male, io ne trovai due in un box, se ben vi ricordate. Questo invece si gioca ancora tutt'oggi, una delle carte più giocate in side e anche come tech in monocopia o due copie, Fluttering Destruction Ciampa, ovvero la carta che peculiarmente a costo 1 di combo dà più 10.000 alla carta che sta attaccando e gli dà inoltre Double Strike, molto utile per chiudere le partite quando l'avversario è in difesa e si ritrova con soli due punti vita e stiamo attaccando con un qualcosa di molto grosso. Abbiamo poi altri vari Ciampa che si potevano giocare nel mazzo di Ciampa, ma non è nulla di che. La prima carta rara dopo il leader che incontriamo è Vados. Proseguendo abbiamo la seconda SR rossa, ovvero Lightning Fast Hit, carta che io ancora oggi trovo molto interessante, in quanto si evolve a costo 5 da un hit qualsiasi, quindi di qualsiasi colore e di qualsiasi costo, cosa da non sottovalutare. Evolvendosi a 5, di cui però 3 rossi, è un double strike, ma attenzione attenzione, quando una carta evolve in questa infliggi due danni diretti all'avversario. Infliggere due danni diretti è praticamente una cosa imprevenibile, solo poche carte riescono a prevenire un effetto del genere, e vi assicuro che quando la giocherete sarà un colpo a sorpresa per l'avversario. Io adoro questa carta, infatti ne ho anche un'altra copia da parte, perché non si sa mai si possa giocare in maniera interessante. Proseguendo con il rosso abbiamo un hit vanilla. Le carte che nominerò vanilla sono queste carte che praticamente non hanno alcun effetto aggiuntivo, quindi è solo un personaggio con un costo e un valore di potenza e ovviamente di combo. Primo Kabba, il Kabba Super Saiyan, che è una carta rara molto più forte, però il Saiyan Kabba che abbiamo trovato anche ristampato in lingua italiana, per fortuna. Costo 1, un semplice 5.000, questa carta era giocatissima e ancora oggi un po' si gioca per il suo effetto automatico. Infatti quando questa carta attacca possiamo farci un danno da soli, e sapete che farci un danno da soli non è altro che diminuire sì la nostra vita, ma ci fa pescare una carta e diamo più 10.000 di potenza double strike a questa carta, quindi di primo turno avremo un 15.000 double strike che potrebbe fare due danni all'avversario. A seguire abbiamo Frost con le sue varie evoluzioni, carta che trovavo molto interessante in quanto aveva la meccanica di evoluzione, la prima penso mi pare delle carte che si evolveva, oltre a Goku con le sue varie forme di Super Saiyan. Proseguiamo con Botamo in due versioni, una blocker e un'altra con un altro effetto molto poco interessante. Abbiamo poi Maghetta, anche lui in due versioni, il Kai dell'universo 6 e l'attendente Kai dell'universo 6. Chiudiamo le carte rosse con le carte extra, Assassination Plot, nulla di che. Il primo counter attack rosso, Vados Assistance, che ha sostanzialmente a costo 1 negava un attacco e poi puoi mettere una tua battle card in posizione attiva, sostanzialmente utile per i bloccanti o per non farci attaccare le battle card che ci servono. Poi abbiamo il Flicker Destruction e il Kabba Awakening, che un pochino si gioca ancora, infatti scegliamo una carta rossa e gli diamo più 6.000 di potenza fino alla fine della battaglia, il bello che lo fa a costo 6, quindi sostanzialmente una combo a 0 che dà più 6.000 anziché più 5.000. Si passa al blu e il primo leader blu non è altri che Vegeta in versione rara, Super Saiyan Blu ovviamente. Abbiamo poi per non comuni Beerus e Super Saiyan God Goku, questa è la versione orrenda, infatti ingiocabile. Quello dello starter deck di Goku Super Saiyan Blu è molto meglio, ve lo consiglio se ancora non ce lo avete. Questo Beerus era particolare perché come effetto molto speciale a costo 16, quindi a turni avanzatissimi,
mettiamo questa carta in posizione di rest, in posizione spostata, e vinciamo la partita. Ma arrivare a 16 energie in questo gioco è praticamente impossibile. Oh, la prima SR blu, altri non è che Godbreak Son Goku. Non la migliore SR di questo set, però neanche da buttare via. Poi si passa a un'altra versione di Goku Super Saiyan Blue, che stavolta è un common, e poi alla, secondo me, migliore versione di Goku di questa espansione, che non è che una nana comune, ma a costo 1 un 5000, che ci fa guardare le prime 7 carte del mazzo, ci fa scegliere un Goku di colore blu all'interno di queste e aggiungerlo alla mano. Abbiamo poi il Gohan, che è il Double Strike a 25000, l'abbiamo stravisto nel deck starter, e anche il Son Goten a costo 2, 15000, vanilla, senza effetti. Proseguiamo con un'altra rara di cui adoro l'olograficità, non so se si nota, ma è veramente spettacolare, peccato che i suoi effetti non lo sono altrettanto, God Charge Vegeta. Proseguiamo con altre versioni di Vegeta, un Trunks vanilla. Questa Bulma molto ottima ad inizio del gioco, perché a costo 1 entrava e ci faceva andare a cercare un Whis nel mazzo. Ora vi faccio vedere qual è il Whis, ma sicuramente lo conoscevate. La seconda SR blu è Beerus, General of Demolition, nulla da segnalare su di lui. Questa mi piaceva molto di più, a costo 4 un 20000 double strike, ma se lo giochiamo quando abbiamo almeno 5 energie poteva distruggere una battle card dell'avversario. Peccato che adesso con tutte le carte con barrier questo effetto va un po' a farsi desiderare. Questo Whis, come vedete, si cala a 12, di cui ben 5 blu. È un quadruplo strike, ovvero quando infligge danno infligge 4 danni, è un 40000, e i suoi effetti non possono essere negati. Inoltre, quando lo giochi, se tu ridere Beerus è un turno extra. Beh, in quel mazzo non era granché. Ecco il Whis invece che si giocava in combo con questa Bulma, in quanto quando lui entrava in gioco era sì un solo 10000, ma ci faceva mettere la prima carta dal mazzo come energia. La prima super combo blu, che poi il super combo è stato aggiunto dopo come effetto, come fuck. Come vedete dà più 0, ma se abbiamo 4 meno vite e il tuo leader è blu, questa carta dà più 10000 in combo e ci fa pescare una carta. Altra versione di piccolo, questo Majin Buu, ricordo che dovetti comprarli perché non li avevo tutti, dovevo fare il playset, in quanto nel blu era giocatissimo, a costo 1 quando entrava pescavi una carta, molto veloce per accelerare le partite. Abbiamo poi Jaco, se non erro questo Jaco si gioca ancora a volte in versione monocopia o due copie di side. Quando effetti una combo con questa carta, scegli una carta nella area di combo dell'avversario e la fai riprendere in mano. Utile magari quando siamo in difesa e l'avversario non può più ricombare sopra, ovviamente facciamo riprendere magari un più 10000 o qualcosa che dava effetti particolari tipo da posta, tipo il Ciampa, e fa tanta roba. Abbiamo Monaca, il North Kai bloccante e le carte extra, su cui vorrei soffermarmi per queste due. Objection, carta purtroppo bandita che io adoravo, a costo 2 ci faceva mettere una carta dalla mano come energia, accelerazione di mana velocissimo, e il Senzu Beam ad oggi ancora la migliore comune del gioco, superiore a molte SR addirittura, a costo 1 da più 5000 fino alla fine del turno a una delle nostre carte, inoltre ci fa rendere pronte due energie qualsiasi, quindi anche le bicolor o di altri colori che non siano blu, veramente veramente forte. Anche la Whis Coercion, ovvero il Counter Blue, si gioca, anche lui a costo 1 nega un attacco e ci fa rendere pronta una delle nostre energie. Si passa al verde, il primo leader è Goku Super Saiyan God, nulla di che, il secondo è stato il mio primo leader nel mio primo deck, ovvero Broly, il leggendario Super Saiyan. Giocavo questo mazzo ovviamente molto incompleto all'inizio, però era divertente. Abbiamo poi un Gohan Full Power. Prima SR verde Goku Super Saiyan della saga di Freezer, se non erro. Sì, non so perché fosse piazzato questa versione nonostante il mazzo era dedicato ai film di Broly, in realtà era dedicato un po' a tutti i Saiyan, come andremo a vedere. Infatti abbiamo, oltre Son Goku, abbiamo anche Gohan della saga di Freezer, Gohan della saga di Broly, Goten della saga di Broly, anche questo interessantino. Durante il nostro turno, quando effettuiamo una combo con questa carta, scegliamo una battle card avversario con costo 3 o meno, la mettiamo KO. È vero, si paga 1 il combo di più 5000, ma vi assicuro che era molto molto forte. Un Vegeta raro, nulla di che. Altri Vegeta Super Saiyan, abbiamo anche Trunks Super Saiyan base,
Questo Trunks era la super combo, la prima super combo verde. Gotenks, carina come carta rara verde, a costo 4 si evolveva da un Gotenks, c'era solo questo in quel periodo. Double Strike, inoltre, quando giochi questa carta scegli due energie e le metti in posizione attiva, poi peschi una carta. Quindi sostanzialmente lo pagavamo in evoluzione 2 perché 4 più 2 stappate e inoltre pescavamo anche una carta, non male. Abbiamo poi Krillin, che è un bloccante. Ed ecco il fantastico Broly SR, la carta principale del mazzo che giocavo io. The Broly The Rampaging Horror. Si evolve a 5 da un altro Broly qualsiasi, un Double Strike. Inoltre, quando giochi questa carta, scegli due carte dalla mano dell'avversario a caso e le metti nella pila degli scarti. C'era poi purtroppo anche Bio Broly, uno dei personaggi più brutti. Come carta non era assai malaccio. Abbiamo il Broly versione Super Saiyan non leggendaria. Broly normale, che era un po' come il Goku blu che abbiamo visto prima. Quando lo giochiamo ci fa andare a cercare nelle nostre prime 7 carte un Broly verde e ce lo fa aggiungere alla Miamon. Abbiamo Paragas, l'armata dei guerrieri bio, sempre del film di Bio Broly. Anche questa non era male, perché quando questa carta veniva messa alla pila degli scarti dall'area di combattimento, se il nostro leader Broly, puoi mettere una carta dalla mano nella pila degli scarti e rimetti in campo questa, quindi sostanzialmente potevi non farla morire mai. Surprise Attack di King Vegeta, carta che è stata anche riproposta come promo, anche questa non male. Scegliamo una Battle Card e guadagna 10.000 di potenza e Revenge. Vi ricordo Revenge, cioè quando viene messa KO muore anche chi l'ha uccisa. Abbiamo il Full Power Energy, il primo Counter Attack verde, che nega un attacco e distrugge un costo 1 inferiore. L'anello di Broly, utilissimo, carta terreno per il mazzo appunto di Broly, perché la nostra mano non era affetta dall'effetto appunto del leader Broly, che ci faceva scartare carte dalla mano, faceva solo all'avversario. La Family Kamehameha, e poi si passa al giallo col primo leader che è Golden Freezer, carta rara di cui adoro la foilatura. Guardate che spettacolo, lo so, il raccoglitore rende poco, ma si vede già che è veramente spettacolare. Passando agli altri due leader, abbiamo Freezer normale e Ginyu, dopo aver scambiato il corpo con Goku. La prima SR gialla è Golden Freezer, appunto. Il giallo purtroppo era il colore, se vogliamo dire, peggiore di questa prima espansione, quello che si amalgamava un po' peggio con se stesso, ma aveva delle carte che poi sarebbero risultate molto forti a seguire. Abbiamo Full Power Freezer, Freezer Hellish Terror, Avenging Freezer, Mecha Freezer, un po' tutte le forme di Freezer, Red Cold versione rara, poi abbiamo Sorbet, Tagoma, Shisami dal film entrambi di Risurrezione di F, e la seconda SR gialla che altro non è che Ginyu, su di lui nulla da dire. Abbiamo poi la squadra Ginyu al completo con Ricom, Barter, Gis e Guldo, passando poi a Dodoria e Zarbon. Poi ci sono tutti i sottoposti di Freezer, ovvero Apple, Sui, Banan, Kui, e poi cominciano le carte extra, la cui la migliore è sicuramente il Cold Bloodlust. Ristampata poi anche in lingua italiana nel mazzo di Broly del BT6, purtroppo adesso è limitata a 1, ciò vuol dire che se ne può giocare una soltanto in ogni mazzo. A costo 1 è un counterplay, se il tuo leader è un'armata di Freezer, indipendentemente dal colore, la Battle Card giocata ha le sue abilità negate per la durata del turno. Sostanzialmente vi faccio un breve esempio: quando entra, non lo so, un Fu che nega tutti gli effetti di tutte le carte fino alla fine del turno, oppure fin tanto che è in gioco, i Fu sostanzialmente spesso hanno questi effetti, noi in risposta alla giocata giochiamo questa e gli effetti di Fu vengono negati. Passiamo poi al Bad Ring Laser, bannata del tutto, anche questa molto forte, l'unico, se non erro, counter che esiste o che esisteva fino all'uscita del cooler giallo di una serie X. Comunque questo counter ci faceva mettere una carta gialla dalla mano alla pila degli scarti e negare un counter, cosa che adesso non si può praticamente più fare. Abbiamo chiamato le armi di Freezer e la Crusher Ball, anche questa ristampata
come promo in seguito. È un counter play, a costo 1, la battle card giocata viene messa in rest mode, quindi se l'avversario voleva mettere un pezzo grosso per chiuderci la partita, lo freghiamo con questa Crusher Ball. Come vedete poi comincia, anzi vediamo la bustina di Union Force, cioè della serie 2, quindi termina qui Galactic Battle, serie che ha aperto questo gioco e che ha dato grandi spunti per il seguito che vedremo nei prossimi video. Non ho le special rare di questa espansione, neanche delle successive, o meglio non colleziono le special rare, qualcosa ce l'ho, ma preferisco avere solamente la serie regolare. Mi mancano anche le secret, che purtroppo come sapete costano un occhio della testa, e collezionarle tutte sarebbe un po' problematico per quanto mi riguarda. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel frattempo rifaccio una carrellata all'indietro nelle carte che abbiamo visto finora, così vi faccio vedere anche il raccoglitore a 12 tasche. E fatemi sapere appunto cosa ne pensate di questo genere di video, dei collection show, che voglio proseguire con l'espansione di Union Force, la BT2, e poi con Crossworld BT3. E andare avanti così di via dicendo fino alle più recenti, o meglio fino a quelle che ho completato. Ne ho completate parecchie, devo dire. Come sempre io vi aspetto nei commenti del video, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguite anche la pagina Facebook che trovate in descrizione al video. Per questo video è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.